Traduzione, spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Quindi abbiamo letto il verso sanscrito, la traduzione in italiano è questa. Chi è moderato nel mangiare e nel dormire, nel lavoro e nel riposo, può, con la pratica dello yoga, alleviare le sofferenze dell'esistenza materiale. Ripeto, chi è moderato nel mangiare, nel dormire, nel lavoro e nel riposo può, con la pratica dello yoga, alleviare le sofferenze dell'esistenza materiale. Spiegazione. Soddisfare più dello stretto necessario le esigenze del corpo, mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi, può essere un freno al nostro avanzamento sulla via dello yoga. Il problema alimentare può essere risolto solo nutrendosi con un cibo consacrato, il prasada. Secondo la Bhagavad Gita 9.26, si offrono a Krishna alimenti come frutta, verdura, cereali e latte. In questo modo la persona cosciente di Krishna impara a non mangiare niente che sia inadatto all'uomo o che non sia sotto l'influsso della virtù. Quanto al sonno, la persona cosciente di Krishna ha un così grande desiderio di compiere il suo dovere nella coscienza di Krishna, che non vuole perdere tempo prezioso in un sonno inutile. Non sopporta di trascorrere neppure un minuto della sua vita senza servire il Signore. Perciò riduce al minimo il sonno. Il suo ideale sarebbe seguire l'esempio di Srila Rupa Goswami, che era così immerso nel servizio di devozione a Krishna che non dormiva più di 2 ore al giorno e a volte anche meno. E Thakur Haridas non prendeva prasada e non si riposava se non dopo aver recitato 300.000 volte al giorno il nome del Signore sulla sua corona. Quanto all'azione, la persona cosciente di Krishna non fa niente che non sia in relazione a Krishna e non sia destinato a soddisfarlo. Perciò le sue attività sono regolate e non contengono traccia di desideri materiali. Poiché non prova attrazione per la gratificazione dei sensi, la persona cosciente di Krishna non spreca il suo tempo in ozi inutili. Chi regola in questo modo tutte le sue azioni, lavoro, parole, sonno, veglia e così via, non è minimamente soggetto alle sofferenze materiali. Jai Srila Prabhupada ki jai, yukta hara viharasya, yukta cheshtasya dharmasu, yukta svapnava bodhasya, yogo bhavati dukkha. Chi è moderato nel mangiare, nel dormire, nel lavoro, nel riposo, può con la pratica dello yoga alleviare le sofferenze dell'esistenza materiale. Jai Hare Krishna. Allora oggi la Bhagavad Gita ci offre uno spunto interessante da considerare, se ci dà dei consigli molto utili, se vogliamo liberarci dalle sofferenze che incombono nella nostra vita. Chi di noi, chi può dire io non soffro?
Non soffro mai, è possibile, perché proprio qui siamo nel mondo materiale e la sofferenza c'è, e come? E qui Krishna ci dice, ci spiega come dukkha ha, nella traduzione dice che diminuisce le sofferenze. Letteralmente ha vuol dire uccide. Infatti atmaha vuol dire uccisore del sé. Dukkha vuol dire che annienta, ecco, annienta, che si può dire, annienta le sofferenze. Dukkha, se vogliamo annientare le sofferenze, dobbiamo ascoltare attentamente questi consigli che ci sta dando oggi. E la parola che viene ripetuta tante volte è yukta. Yukta significa, qui traduce nel verso, chi è moderato. La parola yukta viene tradotta come giusto, c'è anche una radice, si sente, yukta, giusto, c'è un'assonanza. In Toscana dicono il giusto, c'è questo modo di dire, quanto costa il giusto? Allora, yukta ahara, tutti noi dobbiamo mangiare ahara nidra bhaya maitunam cha samanya metta pasuvirnaranam. Dice un altro verso delle scritture vediche, ahara nidra bhaya e maituna. Mangiare, ahara nidra, dormire, tutti dobbiamo mangiare, tutti dobbiamo dormire. Bhaya vuol dire aver paura. E quindi la conseguenza dell'aver paura è quella di difendersi. Ahara, nidra, bhaya e maituna. Maituna vuol dire accoppiarsi. Ahara, nidra, bhaya, maitunam. Nidra, bhaya, maitunam. Cha, samanyam, etad, pasubir, naranam. Queste attività, mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi, sono simili sia nel regno animale che nella specie umana. Ahara nidra bhaya maituna cha samanya metta pasuvir. Pasu è l'animale, naranam. Nara è l'essere umano. Dharme hitesham adhiko vishesha, ciò che distingue l'animale dall'essere umano, dharmena hina pasuvir samanam, è coltivare il Dharma. E chi non coltiva il Dharma e ha la forma di vita umana, Pasubinnar Samana, è considerato un animale e viene chiamato Vipad Pashu, un animale a due gambe. Infatti anche in modo così, quando serve quello lì, è proprio un animale, si dice, in termini un po' offensivi. Una persona non si come, proprio un animale, perché chi non segue il Dharma. E allora nella parola Dharma ci sono molti significati. Dharma significa seguire la retta via, seguire i principi morali, significa seguire i principi sani di una vita evoluta. No? Dharma significa quando c'è il rosso ti fermi e quando c'è il verde puoi passare. Uno che viene dalla foresta dell'Amazzonia non sa cos'è un semaforo, per lui non c'è differenza tra il rosso e il verde, invece per noi c'è differenza. Per un animale può passare con il rosso, non va contro i principi del Dharma. Certo, se passa un camion, poi lo stira e le reazioni ci sono comunque. Però l'essere umano deve seguire dei principi. E questo è il Dharma, in termini molto semplici. Poi però c'è il Dharma temporaneo, di questa vita,
della forma che abbiamo, se siamo uomini abbiamo dei doveri, se siamo donne abbiamo altri doveri, uno studente, un bambino, il suo dharma è studiare, seguire le direttive dei genitori. Per un capofamiglia il suo dharma è dare un buon esempio e mantenere la famiglia. Non è che il genitore dice, ok, adesso vai tu a lavorare e dammi qua i libri che io studio. Ognuno ha il suo dharma da seguire. Quindi ahara è mangiare, è una necessità per l'essere umano. Non possiamo dire, ok, smetto di mangiare, non è possibile. E qui dice yuktahara. Yuktahara vuol dire colui che mangia in modo regolato, in modo regolato, giusto, mangia il giusto. Seguendo il dharma dell'essere umano, il giusto sarebbe è mangiare senza conseguenze karmiche. Quindi se uno può mangiare verdure, cereali e vivere bene, a che serve uccidere? A che servono i mattatoi? Se una persona che non è vegetariana dovesse uccidere gli animali che mangia, forse molti diventerebbero vegetariani. Invece oggi come vai al supermercato, trovi già pronto, la compri, la metti in padella, anzi, alle volte è surgelata, devi solamente scaldarla, allora uno mangia, ma non si rende conto che sta mangiando e sta andando contro i principi del Dharma. E se noi andiamo contro i principi del Dharma, arriva il parima, karma, cioè le conseguenze, le reazioni. E queste provocano dukkha, provocano sofferenza. Quindi, ma non è che c'è bisogno dei Purana e dei Veda per capirlo, lo dice anche la Bibbia. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Anzi, il karma c'è lì. Ah, va bene. Sì, perché vicino alla porta. Chi di spada ferisce, di spada perché perisce e non avrebbe detto viene ferita. No, perisce è peggio di essere feriti. Quindi vuol dire che il karma, ed è spiegato molto bene anche nella Bibbia, diventa più pesante dell'azione che noi mettiamo in moto. Semina vento, raccoglie Raccoglie tempesta. tempesta. Anche questo, giusto. È sempre, il karma è sempre più pesante, sia in negativo ma anche in positivo. Allora, yuktahara vuol dire chi mangia il giusto. E cos'è il giusto? Adesso si avvicina la Pasqua, vuoi festeggiare bene la Pasqua? Cosa ti mangi? Gli agnelli. E se qualcuno venisse a mangiare te, perché è un cannibale e festeggia la sua festa o il compleanno di mio zio, ti cuciniamo. Mio zio sarà molto felice, sì, ma io no. E così c'è questa tradizione fondata sull'ignoranza, l'ignoranza del Dharma e l'ignoranza del karma. E quindi poi grandi sofferenze, sofferenze fisiche, sofferenze mentali e sofferenze quindi psicologiche nelle emozioni, cioè. E sofferenze che si ripercuotono poi con incidenti, guerre, carneficine. Perché tutte queste guerre in giro? Perché la gente continua a cibarsi di animali e queste reazioni da qualche parte devono ritornare. Yuktahara vuol dire questo, vuol dire capire qual è l'alimento giusto per l'essere umano. Noi non siamo come le tigri, non abbiamo artigli e
e non abbiamo denti aguzzi e non abbiamo un apparato digerente come quello degli animali corto. E quindi dobbiamo nutrirci come gli erbivori. È venuto un ragazzo qui, più vicino, c'è una piccola comunità, e vendono delle cose, vendiamo delle cose che produciamo. Gli ho detto, siete vegetariani? E lui mi ha risposto, no, siamo onnivori. Allora io mi sono spostato un po', ho detto, onnivoro, mangia di tutto, non è che poi... Se uno fosse coerente, è onnivoro. Mangia tutto. Tutto cosa significa tutto? Allora, yuktahara viharasya. E colui che è yuktasvap, quindi bisogna capire il giusto da un punto di vista di Dharma. Ma poi c'è il sanatana Dharma, e cioè è il dovere eterno dell'essere umano, che è quello di collegarsi con la sua origine, con l'essere supremo, senza questo collegamento non è possibile, essere felici, perché è come un bambino che cerca i genitori, è naturale, no? Se no si sente orfano. E così per l'anima è naturale ricongiungersi con l'essere supremo. A meno che questo bambino sia cresciuto e abbia litigato così profondamente con i genitori, abbia questo astio recondito che non li vuole proprio vedere i genitori. Ma non è una situazione naturale. Così l'anima condizionata in questo mondo ha sviluppato questo astio recondito nei confronti della sua origine e quindi in un certo senso e a diversi livelli non vuole vederla, non vuole sentirne parlare, non vuole ricongiungersi. E la pratica dello yoga serve a questo, serve a curare questo astio recondito. Prima a livello fisico, fermati, lo yoga ti dice fermati, siediti, respira, medita e poi a livello di mentale, il Dhyana Yoga e quello che il capitolo che si intitola Dhyana Yoga che stiamo studiando, che serve per arrivare in ultima analisi al controllo della mente. Perché se noi non abbiamo la mente sotto controllo, automaticamente siamo controllati dalla mente, che è fuori controllo. Così come se guidiamo una macchina e non la sappiamo guidare, è la macchina che guida noi. La macchina
Proprio il commento crea questa connessione con la pratica del Bhakti Yoga, e cioè se uno segue il Dharma e mangia il giusto, come abbiamo detto prima, quindi è vegetariano, e lavora nel modo giusto, fa un lavoro che non va contro i principi del Dharma, cioè non apre una macelleria per intenderci, magari apre un negozio di frutta e verdura, e lavora, quindi giusto, dorme giusto e fa attività influenzate dalla virtù, no? Musicista, pure Marco va in barca a vela, attività influenzata dalla virtù, allora ottiene dei benefici e sicuramente attenua il risultato, il karma. Ma Srila Prabhupada dice che il Bhakti Yogi potenzia questa formula. E cosa fa? Mangia, ma prima offre il cibo a Krishna. Questo cibo diventa cibo santificato e quindi libero dalle conseguenze karmiche delle azioni, perché anche un vegetariano, infatti alle volte dice, ma anche i vegetariani creano karma. Sì, molto meno, cioè, c'è una bella differenza tra mangiare una mela e tagliare il melo, c'è una grande differenza tra cogliere dell'insalata e staccare una zampa a un maiale e cibarsene. Sicuramente c'è una differenza sostanziale, però comunque ci può essere un po' di reazione. Allora, santificando questo cibo, quella giva, vediamo i fiori che vengono offerti alle divinità, quelle give ottengono un beneficio perché sono state offerte e sono state fatte sacre. Quindi quelle give che sono in quelle verdure, in quegli ortaggi, in quei cereali, ottengono un grande beneficio e la loro evoluzione viene velocizzata verso la forma di vita umana. E quindi il cibo del Bhakti Yogi è un cibo che viene prima offerto, e poi diceva del dormire, che il devoto non ama molto dormire, perché mentre dorme non può servire, non può offrire un servizio attivo. Sì, se sogna Krishna offre un servizio passivo, però comunque vuole essere sveglio perché ci sono tante cose da fare per servire la causa spirituale. E quindi dorme il meno possibile, ma il meno possibile deve essere è soggettivo, perché se noi non dormiamo sufficientemente, poi siamo rimbambiti e quindi non riusciamo a fare niente, perché i reni hanno bisogno di almeno di 5 ore di sonno, altrimenti non funzionano bene. Gli organi hanno bisogno di un tot di sonno minimo. Ma è soggettivo perché in accordo a livello di evoluzione spirituale e quindi di disidentificazione dal corpo di materia, uno può dormire anche molto meno. E allora c'è l'esempio, ho fatto l'esempio, Srila Prabhupada poteva citare il proprio esempio, che dormiva pochissimo, sappiamo che Prabhupada dormiva pochissimo, 2 o 3 ore. E di notte e poi un'oretta di giorno, a volte anche meno. Perché? Perché si svegliava a mezzanotte, dormiva dalle 10 a mezzanotte di solito, si svegliava e da mezzanotte fino alle 5 o alle 6 traduceva e commentava.
Quindi se noi stiamo leggendo questi libri e possiamo trarre questi benefici, è grazie al suo sforzo, Cesta. Il suo sforzo è stato quello di diffondere conoscenza. E allora lui lo sapeva, anche se soprattutto nei primi tempi non lo conosceva nessuno, lui conosceva il valore di quello che stava facendo e quindi non sprecava tempo. Questa è una delle caratteristiche di chi ha raggiunto il livello di Bhava nella pratica di servizio di devozione, Avyartha Kalatva non spreca un momento del suo tempo, ma offre tutto il suo tempo al servizio di Krishna. Quindi dorme il meno possibile per essere in salute, per essere lucido, ma tutto il tempo lo dedica al servizio di devozione. E poi il Cesta, il suo lavoro, il suo sforzo è dedicato alla diffusione della coscienza di Krishna. Oppure come qui, in questa comunità, chi si cura della terra, chi si cura delle mucche, offre il suo sforzo per mantenere la comunità. Ma il fatto che è comunque un'attività di diffusione di conoscenza trascendentale, perché le persone, intanto chi ci vive bene in coscienza di Krishna, e poi le persone che sentono parlare di questa comunità, Hare Krishna, quando praticano yoga, sono persone per bene, persone che si dedicano alla spiritualità di Dio, quindi hanno parole di elogio per i membri della comunità. E chi viene in visita è attratto da questo messaggio, se chi vive qui cesta, si sforza di servire nel modo corretto. Quindi, yoga bhavati dukha. Se noi vogliamo liberarci dalle sofferenze, dobbiamo fare un'analisi di quello che stiamo mangiando, di quello che stiamo facendo. Le attività ricreative del Bhakti Yogi quali sono? Studiare la Bhagavad Gita, svegliarsi al mattino presto e seguire dei principi sani di meditazione, recensioni alternative prima delle 4, di solito anche per l'incontro qui alle 4.30, e poi dalle 5 alle 7 ci dedichiamo alla meditazione sul Mahamantra, il mantra che avete cantato prima. Si può cantare Hare Krishna tutti insieme, oppure si può recitare su una corona di 108 grani individualmente, e questa recitazione del mantra è una grande forza della natura che ci viene offerta, è un dono che abbiamo ricevuto per sintonizzare la mente sulla trascendenza, perché la mente, come ha detto un verso precedente da quello che stiamo studiando, utaret atmanapanam napanam avasadayet, dice Krishna, l'uomo deve usare la mente per elevarsi, non per degradarsi. La mente può essere amica o può essere nemica. Quindi, se noi la usiamo per elevarci, è la nostra amica, altrimenti diventa la nostra nemica. E a livello condizionato, noi abbiamo, come spesso dico, un nemico in casa. La mente è un nemico, perché per tanto tempo è rimasta attratta da attività di carattere mondano, se non che vanno contro i principi del Dharma. E quindi, siccome la mente guida i sensi, se la mente è fuori controllo, anche i sensi sono fuori controllo. E quindi l'anima si ritrova in balia di una mente e dei sensi che sono fuori controllo.
Se invece è sintonizzata con la trascendenza, allora si spiritualizza e si connette, come dicevo. Better late than never. Allora, quindi abbiamo fatto questa analisi del verso di oggi. Spero che vi sia stata utile anche per le persone che vengono per la prima volta. Avete trovato dei motivi di riflessione? E ognuno può trarre un beneficio dalla conoscenza. Questo è Jnana Yoga, no? Abbiamo detto prima, yoga significa connessione, Jnana, la connessione attraverso la conoscenza. Ma perché io dovrei mangiare in un certo modo? Perché dovrei pensare in un certo modo? Perché dovrei lavorare? Perché se ho una macelleria la devo chiudere? E prima la chiudo meglio è. Perché è uno sforzo, è un lavoro che va contro i principi del Dharma. Non devi smettere di alimentarti o di lavorare. Devi smettere di andare contro i principi del Dharma. E cosa fai? Utilizzi lo stesso immobile, lo stesso negozio, lo trasformi in un negozio di frutta e verdura che non va contro i principi del Dharma. Quindi Jnana Yoga significa lo yoga della conoscenza. Se noi sappiamo, abbiamo delle motivazioni giuste, allora le nostre azioni diventano giuste. Va bene? Hare Krishna, grazie a tutti dell'attenzione. Aldo ha una domanda. Una domanda, una domanda un po', diciamo, provocatoria. Ma perché dobbiamo fare i bari? Alla fine se siamo, se noi lo dobbiamo, facciamo quello che vogliamo in questa vita, alla fine moriamo come gli altri, si muore tutti quei bravi, quelli. Qual è l'utilità? Perché essere bravi, dice Aldo? Alla fine tanto si muore tutti. In giro, quelli che sono creativi hanno di più. Sì, può passare uno con una super macchina lussuosa e magari ha appena rapinato una banca. Sì. Vorrei che tu mi spiegassi tutta la storia. Anche soprattutto a quelli nuovi. Sì, sì. Allora, prima di tutto noi dobbiamo capire perché essere. Perché noi siamo, noi possiamo pensare, noi possiamo condividere relazioni, possiamo vivere, non siamo delle pietre inerti. Quindi la scelta di come essere è nostra. Questo è il libero arbitrio che ci dà il Signore Supremo. Che uno ci creda o no al Signore Supremo, il libero arbitrio ce l'ha comunque. È come i genitori hanno dato vita, più che vita hanno dato un corpo al figlio, ma diciamo hanno dato vita a un figlio, ma insieme alla vita gli hanno lasciato la libertà. E questo figlio si sente libero o meno di amare i genitori che l'hanno messo al mondo. E il libero arbitrio fa parte dell'amore. Quindi quando arriviamo alla forma di vita umana non siamo come gli animali che vivono d'istinto, vivono semplicemente mangiando, dormendo e hanno l'istinto, si accoppiano. No, nella forma di vita umana noi dobbiamo seguire il raziocinio, dobbiamo seguire, usare l'intelligenza per usare bene il nostro libero arbitrio.
perché siamo liberi di usarlo anche male, ma non siamo liberi dalle conseguenze del nostro male. Quindi la risposta è vero, fai come vuoi, ma sappi che non sei libero, non sarai libero dalle conseguenze delle tue azioni. Uno dice, ma tanto moriamo tutti. Ma questa è una visione perfettamente ignorante della realtà. Perché invece la Bhagavad Gita dice, nahanyate anyamane sharire. L'anima non muore quando il corpo muore. E quindi tu che pensavi di morire, vivi in una tua idea completamente sbagliata. Ho fatto l'esempio un'altra volta, lo sintetizzo. Conoscevo questi due devoti negli anni '80 e uno ha chiamato l'altro per aiutarlo a fare dei lavori in casa, no? E gli ha imbiancato tutti i muri della casa, gli ha fatto i lavori e lui, il padrone di casa, che erano amici, aveva lasciato 700.000 lire da una parte su un armadietto e quando è rientrato quelle 700.000 lire non c'erano più, aveva fatto un malloppetto o qualcosa, no? Quindi ha incolpato il suo amico che gli faceva i lavori, se sono sparite, qua ci sei stato solo tu, è chiaro che me l'hai rubate tu. E ha fatto un caos, no? Tutta la comunità dei devoti accusando questo qua che diceva, ma io non l'ho preso, no? Dopo mesi ha spostato il mobile della cucina e ha sentito, pum, è andato dietro al mobile, c'era il malloppetto con le 700.000 lire. Quindi era scivolato dietro il mobile e si era incastrato lì, quindi lui non lo trovava, ma era dietro il mobile, non l'aveva rubato l'amico. Si è capito l'esempio? Quindi lui era convinto che fosse così, ma era convinto di una cosa che non corrispondeva alla realtà. E ha dovuto poi prendersi le conseguenze karmiche, perché quando l'hanno saputo tutti hanno parlato male di lui. Così uno può anche essere convinto di non morire, ma prima di tutto non ha le prove. In realtà ci sono prove schiaccianti opposte, e cioè che tu non sei questo corpo, il corpo muore, ma l'anima continua. Infatti 10 anni fa eri sempre tu. Un anno fa, quando venimmo qui per le prime volte a visitare il posto, eravamo sempre noi, ma i nostri capelli non sono più gli stessi. Oh, ma cos'è? Ho letto oggi, ogni 12 secondi, ogni 12 minuti cresce un capello, cosa del genere. Per chi ce l'ha, no? Quindi capello dopo capello, alla fine la testa sembra quella, no? Dopo 10 anni è un'altra testa, tutte le cellule cambiano, ma tu sei sempre tu, te lo ricordi 10 anni fa. Allora, questa è la prova che l'anima continua e il corpo muore. Allora, se tu pensi di morire, già sei fuori strada. Dove va dopo la morte? Dove andiamo, dove andremo dopo la morte, otterremo quello che abbiamo seminato. Come ho detto prima, anche seguendo il Vangelo, no? Chi semina vento raccoglie tempesta. Ma se semini melanzane, raccogli melanzane. Se semini bene, ottieni il bene. Quindi se tu E hai la prova di questo nelle tue azioni quotidiane. Inizia a fare del bene e otterrai i benefici di quello, delle tue azioni. Quello che ci fa pensare che chi agisce male ottiene comunque il bene è una visione ignorante. Cioè, magari sta ottenendo un po' di bene di azioni precedenti pie, ma per le sue azioni empie dovrà ottenere tanto male nel futuro.
Questo è un ragionamento che oltretutto segue la logica. Puoi passare col rosso. Una volta ci voleva il vigile, adesso c'è la telecamera e sembra che passi col rosso, sì, ma poi ti arriva a casa una bella busta verde e poi ti tolgono anche la patente. E se fai un incidente ricevi subito il karma. Così noi siamo esseri spirituali eterni, questa è la nostra vera identità, e in accordo alle nostre azioni otteniamo i risultati. Ecco perché è meglio comprendere nel modo giusto come funziona la realtà e connetterci con la realtà nel modo giusto. Ah, io ho sempre pensato in un modo. Vabbè, cambia modo di pensare. Anche questo fa parte del libero arbitrio. Oppure, adesso che lo sai, sei libero di usare il tuo libero arbitrio anche per fare del male, ma sappi che le conseguenze che poi riceverai sono negative. Come dicono in Toscana, dico bene o dico giusto? Se, no? Avete, torno al ragionamento. Non, la conoscenza è importante per ognuno di noi, anche in termini molto pratici. Conoscere, sapere è fondamentale per vivere bene la nostra esperienza umana, ma sapere chi siamo in realtà, qual è la nostra vera identità, qual è la relazione che ci unisce al Supremo, questo è ancora più importante. Ecco perché noi siamo qui e abbiamo deciso di dedicare i nostri sforzi alla diffusione di questa conoscenza, perché abbiamo capito che il vero male è l'ignoranza, che costringe l'anima ad essere, a non evolvere e a peggiorare sempre di più, perché la mente è collegata col karma precedente, quindi non solo non evolve, ma rischia di aumentare il suo risentimento nei confronti della vita e quindi di chi ha dato la vita, e di peggiorare la qualità delle sue azioni e di ricevere ancora più reazioni negative. Allora, la conoscenza mette luce nel buio dell'ignoranza. Ecco perché il nostro maestro spirituale non dormiva di notte, dormiva poco, pochissimo, per diffondere conoscenza. E noi siamo qui per seguire le sue orme e perché vogliamo essere grati nei suoi confronti, e lui ci ha detto di fare la stessa cosa che ha fatto lui per noi, di farla per gli altri. Ecco perché i nostri centri sono aperti, diffondiamo, andiamo a distribuire i libri, invitiamo le persone, venite a trovarci, no? Le persone vengono a trovarci e così scoprono che magari delle cose importanti che prima non sapevano. Poi ognuno è libero di usare il suo libero arbitrio come crede. Va bene. Jai, Hare Krishna, avete altri punti, altre domande, curiosità? Da dove venite? Da Parma. Parma? Ah, tanta strada. Un invito, qualcuno va a... Ah, su TikTok.
Sì, ti sei incuriosita, allora aspetta, vieni a trovarci. Beh. Sì, utilizziamo tutti i mezzi che ci sono disponibili, e anche TikTok. Posso dire una cosa che mi prego, perché per noi è normale non ci passi con violenza, eccetera. Ma quello che si vede nella maggior parte delle persone è proprio il contrario, proprio la convinzione che se non mangi carne, cioè non so cosa ti succede. Nutrizionisti, bambini vengono già alimentati da piccoli. Quindi donna, come questo Dharma che viene così calpestato anche in tanti altri modi, come si fa a ripristinarlo? Non so, perché mi sembra che invece l'uomo sta facendo, prendendo una deriva anche la conoscenza adesso, la conoscenza di cui stanno parlando è la conoscenza vera, la conoscenza che viene propinata adesso è ben altra, viene chiamata conoscenza ma ignoranza, quindi è tutto sì. Rovesciato. Come fare per risolvere questo problema? Una frase famosa di Gandhi è: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Lui è partito da solo. Era un avvocato, mi sembra, che stava in Sudafrica, no? Ha visto che c'era questa ingiustizia e ha detto no, io penso che bisogna fare qualcosa per combattere questa ingiustizia. Tra l'altro la sua fonte di ispirazione era la Bhagavad Gita. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Impara, no? Se noi impariamo ad alimentarci nel modo giusto, stiamo offrendo a Krishna tutto quello che mangiamo, stiamo mangiando solo prasada. Se la risposta è sì, bene, continua così e cerca di diffondere questa conoscenza a chiunque incontri. Se la risposta è no, solo quando vengo alla festa della domenica, altrimenti mangio quello che c'è. Vabbè, cerca di aumentare la tua volontà. Si dice volere è potere. Ecco perché noi ci alziamo presto al mattino e educhiamo la nostra mente, la sintonizziamo su vibrazioni spirituali. Perché in questo mondo materiale è molto più facile essere materialisti che spiritualisti, perché siamo nel mondo materiale. E quindi non dobbiamo meravigliarci se la maggior parte delle persone sono materialiste. È normale, fa parte della norma. Però possiamo adoperarci per fare in modo che qualcosa cambi. Noi stiamo combattendo la fame nel mondo con Food for Life. Siamo partiti da un dormitorio di 30 persone a Torino e adesso siamo arrivati, fra un po' arriveremo a 11 città, piccole presenze, però l'anno scorso abbiamo distribuito circa 30.000 piatti di prasada, che sono niente rispetto ai milioni di piatti che Food for Life distribuisce ogni giorno. Pensate, Food for Life è nata grazie a Prabhupada e ai suoi discepoli 50 anni fa in India, e anche loro hanno cominciato da un villaggio a distribuire cibo ai poveri. Oggi, ogni giorno, distribuiscono milioni di pasti solo in India, ogni giorno. Se poi calcoliamo Food for Life in tutto il mondo, molto di più. Allora noi non possiamo dall'oggi al domani risolvere il problema della fame nel mondo, però nel nostro piccolo ci stiamo adoperando
e adesso siamo a Savona e a Genova, però tra un po' inizieremo anche a Imperia, se conoscete qualcuno di Imperia. A Parma ancora non siamo presenti con Food for Life. Magari un giorno, magari anche grazie a voi e al vostro aiuto, inizieremo a distribuire anche a Parma. Noi andiamo nei dormitori e distribuiamo i pasti ai senza fissa dimora, no? Però questo cibo non è solo vegetariano, è anche prasada, cibo spirituale. Questo è il modo per combattere l'ignoranza, diffondere conoscenza. Se hai un microfono e ti può sentire il mondo, parla da quel microfono. Se non hai il microfono e ti può sentire solo la vicina di casa, prima però cerca di capire perché non è vegetariana. E perché se a chi non è vegetariano gli vai a dire diventa vegetariano, quello ti guarda e ti risponde ma fatti gli affari tuoi, e non ha nemmeno tutti i torti, perché per farlo seguire il Dharma hai rotto dei principi di un altro tipo di Dharma, che è l'educazione. Allora, prima crea lo spazio nel quale le persone ti possano ascoltare e poi parla. Allora vai da signora Rossi e dice: signora Rossi, come sta oggi? Hai visto che bella giornata? Bene, sì. Quando vuole può venirmi a trovare, le offro una tisana, le offro qualcosa. Ah, non mi invita mai nessuno, vengo volentieri. E quando viene a trovarti o lei invita te, e cerchi di capire qual è la sua situazione. Ma se è 50-60 anni che mangia la carne, non puoi pensare che dall'oggi a domani possa cambiare abitudini, perché le sue cellule sono piene, mangiano quel tipo di alimento da tanti anni, quindi cosa succede agli alimenti? Vengono scomposti i micro macronutrienti, quindi le sue cellule sono abituate a quel tipo di proteine. Adesso magari qualcuno di voi viene per la prima volta, non so neanche se siete vegetariani. Se non lo siete, non c'è problema, lo potete diventare già da oggi. O da domani, da oggi di sicuro, perché mangerete qui. Ma vi spiego perché certi argomenti per qualcuno sono ostici. Perché le cellule che costituiscono l'intero organismo si nutrono di aminoacidi che vengono scomposti, no? Proteine vengono scomposte. Se gli aminoacidi sono di natura animale, vengono dalla carne, le cellule sono lì che dicono voglio ancora, voglio ancora. E se tu, anche i neuroni del cervello dicono voglio ancora. E quindi se tu gli vai a dire non te ne do più, come? Uno non accetta nemmeno il concetto, fa fatica a accettare il concetto. Se invece tu gli dici, guarda, ti ho preparato una cosa squisita, squisita, cos'è? Seitan, tofu, che somiglia alla stessa costituzione della carne, ma non lo è, prova a assaggiare questo. Allora uno assaggia e piano piano può cambiare anche idea. E poi gradualmente gli puoi spiegare, guarda, ci sono i principi del Dharma, la non violenza. Io mi ricordo, andavo, mi è venuta prima mentre parlavamo questa immagine, che andavo al lavoro, un ragazzino, all'estate andavo al lavoro per tirare su qualche soldo, e c'era un ragazzo del gruppo dove lavoravamo che era vegetariano. Quando andavamo a mangiare tutti insieme lo prendevamo in giro un po', che fai, mangi l'insalata? E io ero così. Poi gradualmente ho cambiato idea, ho capito che l'essere umano non ha bisogno di carne, ma ha bisogno di proteine, carboidrati, vitamine, oligoelementi. E se sono di natura vegetale, molto, molto meglio. Sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista carnico. Tra l'altro
Adesso non ricordo i dettagli, ma leggevo, questa nutrizionista spiegava che gli amminoacidi, quindi queste proteine animali, non vengono scomposte completamente. Quindi tu ti prendi il karma di quell'animale che entra dentro e urla della sua sofferenza. Quindi mangiare carne è la cosa che è un'azione ignorante, dettata dall'ignoranza. Adesso avete delle informazioni in più. Voi, se non siete ancora vegetariani, chi ci ascolta o ci ascolterà via internet. E però bisogna imparare a comunicare in modo giusto, yukta. E poi, sempre un'altra frase famosa, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Oppure, come dicono in India, puoi portare il cavallo a bere, ma non puoi obbligarlo a bere. Quindi, la signora magari non è interessata all'argomento, ma arriva la figlia che invece lo è, e magari grazie al tuo contributo. Però non ti sei fatta nemica la madre per convincerla del tuo modo di vedere le cose. Mantieni comunque dei buoni rapporti anche con chi non sta andando contro i principi del Dharma. Certo, se ti invita a casa e ti dice venga, le ho preparato il coniglio arrosto, dici guardi, ho un impegno, mi dispiace. Un'altra volta. Però ecco, non meravigliamoci del fatto che il 90% degli esseri umani sul pianeta si ciba di carne. Dobbiamo essere felici che almeno il 10% non lo è, e questa percentuale può aumentare. Siamo in Kali Yuga, l'era della discordia, dell'ipocrisia, quindi è difficile che la percentuale aumenti. Anzi, perché nascono sempre più anime con dei corpi che vengono da karma precedente pesante, quindi è più naturale che la percentuale aumenti in negativo. Cosa possiamo fare noi? Diventare paladini della giustizia e combattere questa giusta causa. Arjuna doveva combattere contro Duryodhana, vincere la guerra per mantenere il Dharma, per proteggere il Dharma. E Krishna gli ha dato tutte queste istruzioni per convincersi che quello che stava facendo era la cosa giusta. E come ho detto stamattina, ieri, quando ho detto Arjuna ha vinto perché era convinto. Aveva vinto la sua guerra interiore e quindi poi ha potuto vincere anche all'esterno. Così noi possiamo diffondere questi valori prima di tutto se siamo convinti. Il tipo di associazione anche influisce molto sul nostro modo di pensare. Quindi meglio associarsi il più possibile con persone virtuose e spiritualisti e creare un campo di forza all'esterno che diventi la nostra forza all'interno. E allora non saremo influenzati dall'esterno perché, ok, piove, vabbè, o stai in casa o ti prendi l'ombrello. Prima di uscire guardi le previsioni. Allora, quando entri nel mondo, vedi le previsioni che ci sono nelle scritture. Siamo in Kali Yuga e non ti meravigli se il 90% delle persone si nutre dei propri simili. E invece ti meravigli quando qualcuno dice ah, che interessante questa conoscenza. Allora da oggi in poi cambierò le mie abitudini, o almeno mi sforzerò di farlo. Quindi trasformi il negativo in positivo.
Altre domande, curiosità? Sì, volevo dire questo, no? Quando parlavi del rispondevi, no? Parlavi del discorso cellulare, che la cellula comunque ha dentro quello che hai spiegato, mi veniva in mente che una parola mi veniva come un mantra, no? Attaccamento, che non era solo l'attaccamento cellulare, ma anche mentale, e questo a volte lo riscontriamo con qualsiasi. Perché ad esempio mi viene in mente anche una mia esperienza, no? Io se vedo un pezzo di pane io sto bene se mangio pane e olio, no? Non c'è nulla che di animale in questo. Però io osservando mi ho capito che è comunque, se io non riesco, cioè se io non ho così bisogno, perché? Quindi ci sono due aspetti secondo me, uno è quello che ho spiegato, l'altro è lavorare su un attaccamento anche a un qualcosa che non è per forza animale. Cioè se lavoriamo sul non attaccamento riusciamo di più a distaccarci da quello che crediamo essere un finto bisogno, no? Giusto. Non so se sì, sì. Mi risuona. Paola ha fatto questa osservazione giusta sul liberarsi dall'attaccamento. L'attaccamento è sottile. Prima di tutto. È sottile, ma poi si connette col fisico e il fisico si riconnette col sottile. Nessuno di noi è nato con una sigaretta fumando. Però cosa succede? Incontri persone che fumano, il loro campo mentale si associa col tuo e tu dici, ma fammi provare, no? E ti fumi la prima sigaretta. Non so chi di voi non ha mai fumato, ma la maggior parte hanno fumato. Quindi poi entra un po' di nicotina e comincia a richiederti la seconda sigaretta. Quindi c'è, viene dal campo fisico, ma poi si connette con il campo sottile. Ma qual è l'origine dell'attaccamento? Questo è importante capire, è il sentimento che noi abbiamo nei confronti della vita. Perché una persona sceglie di suicidarsi, per esempio? Perché ha un odio recondito nei confronti della vita. Quindi io sono vita, la vita non mi ama, io non amo la vita, chiudo. Ma uno che si fuma una sigaretta è un suicidio lento, perché ogni sigaretta accorcia la vita di 8 minuti. Poi c'è scritto sul pacchetto. Ma perché lo fa? Sì, la causa è sottile, l'attaccamento e la nicotina, che creano l'input, no? Quindi finisce la dose di nicotina nel sangue, e le cellule richiedono, voglio ancora, come per l'eroina o altre droghe. E parte un input che va al cervello e i neuroni dicono voglio, ok? Allora tu soddisfi quell'esigenza e per un po', quando hai la sigaretta, ti rilassi e ti senti a posto. Ma qual è la causa che va a monte? La causa è la mente, che è collegata con gli schemi precedenti, e questo è il karma precedente. Ma cos'è che ha portato a quel tipo di karma? È il sentimento, l'atteggiamento interiore nei confronti della vita. Ecco perché noi pratichiamo il Bhakti Yoga, perché il Bhakti Yoga è così potente, va ad operare a livello del sentimento, a livello del sentire di una persona, anche ne sia cosciente o meno. Più ne diventa cosciente e più pratica con attenzione. Meno ne è cosciente, più lo fa così, perché vede gli altri, lo fa Hare Krishna, bello cantare Hare Krishna, ma non ha la conoscenza. Ma comunque funziona. Ma poi quando ne diventa cosciente, si informa, allora quando canta il mantra lo fa con una grande attenzione, una grande dedizione, perché sa
che il mantra va ad operare a livello ancora più sottile del sottile, se vogliamo definirlo così. Quindi, al di là del capire, allora, prima bisogna seguire il Dharma e alimentarsi di cibi che non creino reazioni karmiche. E poi bisogna alimentarsi di cibi che non creino reazioni negative nel nostro organismo. Perché non è che perché è prasada, a qualcuno può far più o meno bene quel determinato. Ma qual è la causa sottile? È cosa voglio io dalla vita? Come mi pongo nei confronti della vita? Quello che siamo adesso è la risultante di tutto quello che abbiamo coltivato in precedenza, in questa vita e nelle vite precedenti. E questa vita è la risultante di vite precedenti. Ma lì non entro troppo perché ci sono quattro tipi di reazioni, kutam, bijam, palam, mukam. Alcune si vedono e si percepiscono e si scontano subito, altre sono a livello di seme, altre sono ancora più nascoste e potranno germogliare. Ma la Vishnu Bhakti ha il potere di purificare tutte queste reazioni karmiche e di nutrire il nostro sentimento originale di amore per Dio. La causa di tutti i problemi, in ultima analisi, è la mancanza di amore per Dio. Come la causa di tutti i figli del mondo è la mancanza di amore nei confronti dei genitori, nella stragrande maggioranza dei casi. Non sono stati nutriti abbastanza, quindi non hanno sviluppato amore nei loro confronti, quindi siccome i genitori ti danno la vita, tu poi come reazione hai una reazione negativa nei confronti della vita. Allora la cura può essere questa, di capire che se non fosse stato per i tuoi genitori non avresti nemmeno il corpo e quindi un minimo di gratitudine lo devi coltivare anche in modo cosciente. Poi ci sono casi e casi, vabbè, adesso non entro. Così il Bhakti Yoga è potente perché va a nutrire, va a guarire la causa originale del nostro malessere esistenziale, che è la carenza di amore per Dio. E qual è il modo? Molto semplice. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam. Semplicemente ascolta, canta. Questa è la risposta che ha dato Shukadeva Goswami a Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit aveva ricevuto questa maledizione che doveva morire in 7 giorni. Era un imperatore molto famoso, molto potente, cioè più di 5.000 anni fa, e allora si è spogliato di tutto, è andato sulle rive del Gange per aspettare la morte che doveva arrivare in 7 giorni. Quindi sono arrivati grandi saggi per accompagnarlo a questo ultimo momento così importante, e alla fine è arrivato Shukadeva Goswami e lui gli ha chiesto. Finisce così il primo canto dell'opera, un'opera in 12 canti. Ma cosa deve fare un uomo che si trova in questa condizione? E Shukadeva Goswami gli risponde: etam nirvidya mananam icchatam akutobayam yoginam api nirmitam Arer Naman Kirtanam. Dice, in qualunque condizione tu ti trovi, che tu sia un materialista sfegatato, perché a causa del tuo karma adesso hai un sacco di desideri materiali, oppure che tu sia diventato uno yogi, anche libero dai desideri, quindi mette tutti dentro, da 0 a 100, per intendersi,
senza paura e senza timore, Harer Nama Nukirtanam, glorifica Krishna. Harer Nama vuol dire canta Hare Krishna. Ecco perché noi cantiamo Hare Krishna, perché glorificando Krishna ottieni tutti i risultati. Se ne sei cosciente, ottieni più risultati, perché lo fai con più attenzione e più dedizione, altrimenti ottieni comunque dei risultati e vale la pena, perché la forma di vita umana è molto preziosa e se noi la usiamo bene siamo noi i primi a guadagnarci. Ci guadagniamo noi e ci guadagna anche il mondo e le persone che incontriamo. Quindi l'attaccamento è la causa, come hai detto tu Paola, ma per liberarsi dall'attaccamento bisogna sviluppare il giusto sentimento nei confronti della vita, di noi stessi e di chi ci ha dato la vita. E per che ciò accada non possiamo inventarci noi il metodo, non possiamo pensare che la mente che ci ha portato a situazioni negative sia la stessa che ci porti alla liberazione. Dobbiamo metterci al servizio di chi ha una mente libera, di chi è un'anima liberata, e seguire le sue istruzioni. Il più delle volte sì, con difficoltà, perché la nostra mente avrebbe voglia di fare qualcos'altro, ma invece noi abbiamo capito come funziona il meccanismo, che è molto semplice. Allora ascoltiamo, mettiamo in pratica i consigli, inciampiamo alle volte, poi ci rialziamo e ascoltiamo. E più ascoltiamo le anime liberate e più questo risentimento recondito ci lascia in pace e si sviluppa la nostra vera condizione originale di amore per Dio. La Bhakti Yoga è questo, è sviluppare amore per Dio. Tutti gli attaccamenti se ne vanno automaticamente. E poi se vedi del pane con l'olio, dici buono, ma è stato offerto a Krishna? No. Beh, allora offriamolo prima a Krishna. Se è così buono, Krishna sarà contento. E se vedi una bistecca, dici questa non si può offrire a Krishna. E quindi la dai al cane, la porti al canile. Non si prende il karma? No, perché un cane è naturale per lui mangiare quel tipo di alimento. Quindi dare il carne al cane? Sì, meglio non comprarla, perché un po' di karma c'è. Infatti la cagnolina che c'è qui, Shraddha, prende sempre prasada tutti i giorni. E alla fine del verso concludiamo, di solito arriva l'offerta, stiamo aspettando che arrivi l'offerta, e dice, e adesso facciamo un kirtan magari insieme, yoga bhavati dukaha. Se noi diventiamo degli yogi, i nostri amici stanno diventando degli yogi, è un po' difficile rimanere seduti così tanto tempo. Infatti, un po' quello, un po' anche ascoltare. Siamo sempre seduti alla situazione della guida tutto il giorno, quindi... O sulle sedie. E quindi, yoga bhavati dukkha, però diventando yogi ci si libera dalle sofferenze. E chi non vuole liberarsi dalle sofferenze? Io ho una domanda scaturita da quello che hai detto, che dobbiamo essere grati ai genitori, però amarli.
per poi amare Dio. Ma se io amo Dio ma non amo mio padre, va contro, va... Allora noi dobbiamo amare anche una formica. Se c'è amore per Dio, c'è amore per tutti. Poi non è che vai allo zoo, vedi una tigre, apri la gabbia e vai ad abbracciarla. La ami fuori dalla gabbia, tu e dentro la gabbia lei. Ok? Perché sai che quella tigre non ha gli stessi principi che hai tu e ti vede come cibo, non ti vede come anima, come anima. Quindi, ma il principio è quello dell'amore. Se sviluppi vero amore per Dio, sviluppi vero amore per tutti. Ma impari a condividere l'amore nel modo giusto, yukta. E qual è il modo giusto? Te lo suggerisce il Paramatma che è nel cuore. Krishna nella forma del Paramatma, noi siamo Atma, e questa è un'informazione importante, venite da Parma, avete fatto bene a fare tutta questa strada. Krishna è nella forma del Paramatma, l'essere supremo si manifesta in questo mondo nella forma di Paramatma, è l'anima suprema che accompagna l'errare di ognuno di noi. Voi siete stati guidati dal Paramatma. Sì, il mezzo è stato TikTok, ma in realtà siete voi che siete alla ricerca della verità e il Paramatma ha detto andate. Ma tanta strada, fate tanta strada. Più strada fate, meglio è. Perché così vi siete guadagnati il risultato di quello che di questo dono, ma anche per noi, per tutti. E se c'è del risentimento nei confronti di qualcuno, il motivo è, primo, che non abbiamo ancora sviluppato vero amore per Dio e quindi dobbiamo lavorarci, dobbiamo aumentare la dose di impegno nella nostra pratica, nel nostro sadhana. E vuol dire che non abbiamo ancora risolto alcuni problemi interiori nei confronti di quella persona. In questo caso, adesso tu hai fatto l'esempio del padre, ma hai fatto bene, perché ognuno di noi ha dei genitori, che siano vivi o morti, non importa. Intensifica la tua pratica, se non hai... Altrimenti succede il contrario, cioè che nutri, o tu nutri il tuo sentimento di amore, e se non lo fai, automaticamente nutri il tuo risentimento. Non c'è modo di fare diversamente. E quindi conviene, ecco perché noi coscientemente pratichiamo il Bhakti Yoga, perché altrimenti automaticamente pratichi un qualcosa che ti porta lontano dalla verità, automaticamente. Se c'è ancora del risentimento, vuol dire che devi intensificare la tua pratica del Bhakti Yoga, e non dirmi che non puoi farlo, nel senso che sei già al massimo. Non credo, nessuno di noi può dirlo. Quindi intensifica il tuo mantra al mattino, svegliati un po' prima, intensifica la tua pratica,
per voi che venite, avete fatto tanta strada, adesso cercate di mantenere la connessione, il collegamento. Noi abbiamo, vedete, stiamo trasmettendo in diretta su Hare Krishna Savona, potete o rivedervi quello che avete ascoltato per, se volete dei chiarimenti, qualcosa non vi è chiaro, oppure andare a vedere tutto quello che abbiamo trasmesso fin qui, o connettervi nei prossimi giorni per mantenere questo link, questo collegamento. Allora, intensificando la nostra pratica per sviluppare amore, automaticamente ci liberiamo. Apri le braccia, fai un bel respiro profondo e di Hare Krishna. Quando i blocchi sono forti, dirlo è facile. Io mi ricordo la prima volta che andai, ve lo racconto visto che stiamo aspettando l'offerta, andai da una, a quel tempo, vabbè, insomma, non entro per i dettagli, non era per me questa dottoressa, però io accompagnavo Paranzati, e lei quando mi ha visto mi ha detto: tu hai un risentimento nei confronti di tuo padre fortissimo. Bah! Quando me l'ha detto, io ho sviluppato il risentimento nei suoi confronti. E quando siamo usciti ho cominciato a dire: ma questa qua è proprio detta di tutti i colori. Dopo 20 anni, quindi lì era i primi anni 90, dopo 20 anni ho capito, aveva ragione. Ma forse ha detto la cosa giusta nel modo sbagliato, nel momento sbagliato. Ma chi lo sa, è stato un piano di superiore. Certo, come lessi lo studio di un avvocato un giorno, era una situazione non molto positiva, ma in quello studio lessi questa frase. Lavora con gioia, ascolta con pazienza, consiglia con prudenza. Non l'ho seguito. Chi era lì non l'ha seguito. Lavora con gioia. Quindi quando si lavora, lavora con gioia, che lavori sempre frustrato. Questo lavoro. Oh, cambia lavoro. Però quando lavori, lavora con gioia. Anche se è il lavoro che non ti piace, ma stai seguendo il tuo Dharma, fallo con gioia. Ascolta con pazienza, perché non è facile ascoltare, perché tutti i tuoi concetti alle volte vengono messi in discussione. Quindi chi è questo per dirmi tutto quello che sta dicendo? Quindi ci vuole pazienza. E consiglia con prudenza, perché entri in campi minati, non è facile. Ecco, arrivata l'offerta per divinità, vedete, il piatto è coperto, nessuno lo può vedere, nemmeno su TikTok. Poi su TikTok mi ha detto Gayatri che ha messo anche dei piatti, però dopo, quando viene offerto, dopo si può vedere. E ascolta con pazienza e consiglia con prudenza. Giace Cicora, Nittiamina, chi già è. Allora, quando ci sono dei blocchi forti che vengono da situazioni karmiche pregresse, bisogna fare un po' attenzione. Andare con i piedi di piombo. Come si dice? Va bene? E un'ultima cosa, se mi è permessa. Evita, se c'è risentimento, evita il più possibile il collegamento fisico, e allora attenui la possibilità di cause karmiche che poi si risvegliano automaticamente con il collegamento.